Ma non mi pare che stia dando, dal punto di vista giuridico ci sono molte problematiche, anche dal punto di vista politico, perché mi pare che a Bruxelles il Parlamento europeo abbia deciso di non procedere fino a che non si avrà da parte turca l'impegno per soddisfare tutti i criteri previsti e che non sono stati appunto soddisfatti. E dal punto di vista giuridico mi pare che una corte d'appello greca abbia già detto che la Turchia non può essere considerata un primo paese sicuro. Ecco, Dunque. sul Migration Compact, lei ritiene che l'Unione Europea abbia aspettato troppo prima di dare una risposta, diciamo, concreta al nostro paese? Il Migration Compact è una buona base su cui lavorare. Mi pare che ci sia stata anche attenzione da parte delle istituzioni europee. È chiaro che sono dei punti, degli spunti su cui elaborare poi delle vere e proprie strategie. Quindi ritengo che sia una buona base per affrontare in maniera strutturale il problema, specialmente quello dello sviluppo, in cui appunto vengono fatte proposte anche dal punto di vista economico.